Perché tra l'altro alla vigilia della partita con il Sarzana degli ex Dolce, Dei Nite e Rubio, il centro giovani calciatori voleva i tre punti per mantenere il secondo posto e così è stato, avendo vinto per 7-2 al termine di una partita che era iniziata in salita grazie alla rete della Sarzana di De Rinaldis che al volo al 16-38 portava in vantaggio i suoi. Poi Ventura realizzava il gol dell'1-1 con un rigore trasformato alla sua maniera per un fallo subito da Bertolucci. Poi un blu di Ventura non viene sfruttato da Festa per il tiro diretto perché trova sulla sua strada un super Barozzi. Ancora Ventura realizza al 21-18 un grande gol per il 2-1 dei Viareggini che arriva al 3-1 al 23-41 con Muglia su assist di Bertolucci e questo è la fine del primo tempo. Nella ripresa arrotonda il bottino la squadra bianconera, era ancora con Ventura sul rigore per il 4-1, poi Costa realizza il quinto e sesto gol per le Zebre all'11.32 e il 10.44, poi c'è un blu a Dolce, doppio e quindi gioca in inferiorità numerica la formazione del Sarzana che subisce il gol di Gavioli a 3 minuti e 24 secondi dalla conclusione, poi un blu per Becoli che era entrato da poco in pista, trasforma il tiro di Rubio, l'ex di turno a 3-0-3 dalla fine per il 7-2 finale. Adesso sabato c'è la trasferta dei bianconeri sulla pista di Thiene.